Cosa succede dopo la morte? E nello stato profondo di coma, davvero si vede questo tunnel? E spesso chi ha vissuto l'esperienza diretta del coma ci racconta proprio questa immagine. Ero in un tunnel e in fondo allo stesso ho visto una luce. Io lo ringrazio perché ha accettato il nostro invito, ci parlerà della sua diretta esperienza, proprio al dottor Riccardo Zannadoni. Riccardo, buonasera. Buonasera allo staff di Radio Yes e a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Ecco, la sua storia, gliela lascio subito raccontare. Lei con un incidente va in coma, giusto? Io entro in coma successivamente ad un incidente stradale per una grave emorragia cerebrale. E, successivamente a interventi, una serie di interventi chirurgici, entro in coma. Scusate la mia emozione, No, no, ma no, no, sia tranquillo Riccardo perché sta in famiglia, quindi non si perché preoccupi. ricordare quei momenti per me è un Immagino. attimo, è un po', insomma, emozionante, ve lo garantisco. Ci credo. Durante il coma, praticamente, ho avuto un netto peggioramento e in quell'istante, praticamente, che tutti i medici sono entrati nel capezzale per rianimarmi. Praticamente. È successo che Allora, guardi però Riccardo, le chiedo una cortesia, lei molto probabilmente ci sta seguendo sul sito attraverso il live stream, eh? sì, l'ho E fermato, l'ho grazie di chiuso. cuore perché c'era questo ritorno che in termini Sì, non sentivo, sì, l'ho era chiuso. sincronico, quindi prego, prego Riccardo. In quell'istante lì praticamente io vedevo tutto quello che succedeva intorno a me e da una posizione diversa da dove ero praticamente, ovvero dall'alto momentaneamente. Ho visto i medici che praticamente facevano delle iniezioni, che facevano tutto quello che dovevano fare per riportarmi alla vita, tra virgolette. In quell'istante io ero fuori dal corpo. Però non capivo la situazione perché vedevo il mio corpo e io ero fuori, sicché questa duplice situazione per me era incomprensibile in quel momento. Però ho visto una luce, un tunnel al quale non ho saputo resistere e che ho seguito, che mi ha portato praticamente in un prato molto grande, in un prato verde immenso, intorno al quale c'erano delle colline e in una di queste c'era una luce. Che mi sono incuriosito e sono andato a vedere questa luce. E era un essere, qualcosa, forse non saprei definirlo, e lascio alla fantasia di ognuno di noi. Mi sono avvicinato a questa entità, ho toccato con il mio palmo il suo palmo, ho sentito un grande calore, una grande emozione, sentivo amore. E, ho chiesto a costui chi fosse. Mi risponde, mi manda Gabriele. E ancora non capivo. Dopodiché, in maniera molto semplice, mi chiede, ma non a parole, che lì si parla con il pensiero. Mi chiedeva se volevo andare da Nostro Signore o se volevo tornare sulla terra. Io ero molto tentato ad andare da Nostro Signore perché si sta bene. Però a un certo punto dissi lui, avrei piacere di tornare sulla terra, ho delle cose incompiute ancora. Questa creatura, diciamo così, che era di luce, tra virgolette, una persona molto bella, mi dice praticamente che subito dopo avrò dei problemi fisici, ma li supererò benissimo. Però c'erano due condizioni. La prima, che avrei dovuto fare famiglia e fare politica per i deboli, aiutare i deboli. Queste erano le condizioni per le quali io ho detto ok, benissimo. Allora mi sono in quell'istante sentito sospingere da dietro, perché mentre uscire nel tunnel era una cosa spontanea, tornare indietro no. Quindi mi sentivo come se avessi due mani dietro che mi sospingevano e sono rientrato nel mio corpo. In quell'istante le mie funzioni vitali sono tornate normalissime, inspiegabili, anche secondo
i nostri medici, insomma. Dottor Mariotti, non so se vuoi intervenire. Ma intanto un'esperienza assolutamente particolare, significativa, assolutamente profonda e relativamente insolita, diciamo, almeno per quanto me ne risulti. Una cosa che posso dire subito è che l'inizio dell'esperienza, come spesso capita o come spesso accade, non è dissimile dalle OBE, vale a dire dalle out of body experience, cioè dalle uscite fuori dal corpo e quindi dai viaggi astrali, che ovviamente sempre accadono in questo caso in maniera o indotta o in maniera naturale, o a volte diciamo cosciente e guidata, ma non in stato ovviamente di problematica fisica, a livello di problematica di comatosa o di esperienza di premorte, e quindi è una, più che una similitudine, direi che è un'eguaglianza, però con un presupposto molto differente. Riccardo, quando sono rientrato, poi dopo qualche giorno mi sono svegliato dal coma e in quell'istante mi sono accorto che le mie gambe non funzionavano, non si muovevano. Però io mi ricordavo questo signore, per ora, il quale diceva appunto di essere stato mandato da Gabriele, che avrei recuperato in maniera veloce, sicché non mi preoccupava più di tanto. Quindi sul letto, muovendomi, ho cercato di allungare una mano per prendere delle figure che avevo sul comodino, praticamente c'erano le figure degli angeli. Provando a prenderle, mi sono scivolato a terra e da tutto il mazzo è uscito la foto dell'arcangelo Gabriele. Io in quel momento ho collegato, perché ancora non era molto chiara per me la cosa, e da quel momento ho fatto una preghiera al nostro Signore e mi sono molto legato a questa figura, che possono successe anche altre cose, anche in maniera poco spiegabile. Ora non dirò il movimento, il partito, eccetera, ma sono stato contattato inspiegabilmente da un personaggio, da un segretario nazionale, dalla sua segreteria. No, ma l'ho detto io però, Riccardo, per cui qui stiamo veramente a senza veli, senza censure, PDL, giusto? Perché ho detto, esatto, che fai PDL. Esatto. Io non no, no, l'ho fatto io, ci mancherebbe, non è questo il problema. Anche questo è... L'ha cercata chi però, perché adesso ci incuriosisce, se può rispondere, chi è questo segretario nazionale? Alfano? Esatto, un suo segretario. E lei non aveva mai fatto politica? No, non direttamente, ho fatto insomma qualche cosa nei gruppi su Facebook, nei gruppi del PDL, commentavo con le mie idee prima, insomma. Certo, però la cerca questo segretario di Alfano perché vengono a conoscenza della sua storia, o la cercano no, ignari no, di no, quello no. che era successo? Ignari, ignari. Ignari. Ho raccontato dopo quello che era successo alla mia persona. Cioè praticamente perché questo contatto con una persona, mi passi il termine, ma assolutamente sconosciuta a quelli che sono le conoscenze, l'ordine del PDL, soprattutto di Alfano. Perché? Che spiegazione le hanno dato? Ma mi ha detto che l'abbiamo vista sui gruppi e ci farebbe piacere se insomma ci dà una mano, si collabora con l'entourage, insomma, del segretario. Quindi lei però da una lettura che va oltre, magari avevano solo letto della sua attività politica, sì. Avevano scorto le sue capacità e l'hanno chiamata per quello, non necessariamente per l'esperienza. Potrebbe non esserci niente di divino, di ancestrale in questo? No, non potrebbe non esserci niente, questo è chiaro. In ogni cosa si può dare più di una lettura, ovviamente, certo. Questo... Ognuno ha la propria coscienza, ognuno ha la propria idea, e questo è ovviamente naturale e giusto che sia così, insomma. Ecco, questo... Riccardo, noi la ringraziamo perché dalle sue parole si evince anche la difficoltà che è servita dal punto di vista mnemonico e ricostruttivo. Le auguriamo ogni fortuna, gli auguri più sinceri per tutte le sue attività, non esclusivamente quelle politiche, anzi soprattutto quelle umane e quelle affettive. Grazie, ora vi posso dire che ho ricominciato a camminare, ho recuperato la memoria. Ed è la notizia più bella. Sicuramente. E ora sto facendo degli esercizi perché sto ricordando tutte le discipline, le materie scientifiche che ho studiato nella mia vita, nella mia carriera accademica. Io sono un chimico.
Le resta solo una cosa da fare tutte le sere: seguire Overture l'Altra Italia, Riccardo. Sì, lo farò. E invito anche i radioascoltatori a fare la stessa cosa. Grazie di cuore, grazie, Riccardo. Un cordiale saluto. Tutto, davvero tantissimi auguri, Riccardo. Tanti buonasera, auguri. Grazie di tutto. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a Riccardo Zanaboni che ci ha raccontato questa storia.